Il motivo per cui mi piace Madrid è che è al centro esatto della Spagna, quindi con poco tempo tu puoi arrivare dovunque. E io che ero abituato a Lecce, qualsiasi posto in cui dovessi andare erano almeno 400 km per uscire dalla Puglia. Quindi, casualità, avevo 2 giorni liberi, una mia amica ne aveva altrettanti. Bene, organizziamoci, facciamo qualcosa. Sì, a me piace viaggiare, anche a me. Dove andiamo? Non lo so, decidi tu. Guarda, a me piacerebbe fare un video su Valladolid. Benissimo, prendo lo zaino, andiamo e facciamo un video su Valladolid. Quindi, non serve organizzarti più di tanto, ti metti un paio di mutande, di calzini, una maglietta di ricambio e parti, parte l'avventura. Andiamo a scoprire Valladolid. Ci sta aspettando Valerio, il mio amico sommelier. Vi ricordate di lui? Abbiamo organizzato insieme il video sulla Galizia. Ecco, cerchiamo di fare qualcosa di carino anche riguardo Valladolid. Che cosa? Le donne sono puntuali? Bella questa! Dai. E aspettiamo, va? Non fa niente. Quella di Valladolid è stata un'esperienza indimenticabile, ai limiti dello psichedelico. Psichedelico! Ce l'ho fatta. Ci sono stati dei momenti di imbarazzo generale, dei momenti piccanti, dei momenti di protagonismo, ma soprattutto dei momenti di mangiate. Chiamatele come le volete, nel mio dialetto per esempio si chiamano strafogate, stramangiate. Ci siamo capiti, abbuffate. Il concetto è che in tutta la Spagna si mangia benissimo, ma proprio bene. Chiaro, se siete di quelli che chiedono la pizza anche all'estero, mangerete bene solo a casa vostra, ma se vi lasciate andare a quello che il territorio ha di offrire, sarete sempre ma sempre soddisfatti. Siamo arrivati! Prima tappa, casa di Valerio, capace di aspettarmi sempre a braccia aperte e con una buona bottiglia di vino. Ale? Ale? Basta, basta! No, non parli! Bene, te? Due amici di Valerio ci hanno chiesto: vi piace la carne? Beh, a quale persona non piace la carne? E quindi andiamo ad assaggiare la migliore carne di Valladolid, per quello che dicono loro, eh? Poi alle 2 siamo andati a dormire, perché se devo dire la verità il vino ci ha dato la testa. Buongiorno. Andiamo a fare colazione, sto ancora dormendo. Non solo sono imbranato, ma sono anche stupido, ho dimenticato lo spazzolino a casa, quindi adesso dobbiamo andare alla ricerca di un negozio che di domenica mattina sia aperto. È un po' un'impresa, però ci proveremo. Lo dei giorni valladolegna, valladolidiano, valladegna, valladegnese. Come si dice? Non fa nulla, non passa nada. Questa 2 giorni è stata indimenticabile. E se è stata indimenticabile, è stato anche grazie ai consigli di un amico, come spesso accade quando visito una città. Questa volta è toccato ad Alberto, che mi ha indicato cosa vedere, ma soprattutto dove mangiare. La Basilica San Basilio, la Plaza de los Leones, la
la zona de Salamanca, estudiantes, la plaza de la universidad, que tienes que contar los 12 leones, porque son 12 cabezas de leones, todo eso me imagino que en alguna guía lo habrás visto. No. O sea que en eso tampoco te voy a... la zona de la playa, han hecho un par de edificios así modernos... Es una cadena que hay en aquella que sacaron país para bautizarla para que perteneciera a San Pablo, si no pertenecía a otra iglesia que hay en Mesa. Ah, interesante. Ti accorgi che c'è un pizzico d'Italia dovunque. Lei è Santa Caterina da Siena, che qua in Spagna si chiama Santa Catalina. Davide sta gravando il video. Vieni un po' laggiù? Sì, lo vedo. Beh, per bella è bella, assomiglia molto alla Plaza Mayor de Madrid e onestamente sono davvero contento di essere passato da qui da Valladolid, perché è una città che merita di essere visitata. Non è tra le più famose della Spagna, perché quando uno pensa alla Spagna pensa chiaramente a Madrid, a Barcellona, a Granada, Siviglia, Malaga, Toledo, Cordoba, ecco, e questa città viene un po' trascurata, è come, che ne so, Lecce in Italia, e tutto il mondo va a Roma, Milano, Venezia, Napoli, però sono città che ovviamente meritano tanto di essere viste, e grazie anche a me che faccio un po' di pubblicità a gratis, magari mi pagassero. Devo iniziare a farmi pagare, devo scrivere al sindaco di Valladolid e dire: oh, ti sto facendo pubblicità gratis, dammela qualche cosa, no? Alberto, un mio amico di Valladolid, mi ha consigliato di andare in un posto in cui si mangiano le migliori crocchette della città. E c'ho una fame. Perché mi fa venire fame Valladolid? Come? Capisce, non habla italiano. Capisco tutto, però non parla niente. Però è proprio un po' stupidina questa ragazza. Di bella. Sono completamente diverse dalle crocchette italiane. Noi siamo abituati a mangiare le crocchette di patata. Queste invece sono crocchette di besciamella e non c'entrano proprio nulla con quelle italiane. A qualcuno piacciono di più queste, ad altri piacciono di più quelle italiane, però è che con un po' di prosciutto crudo dentro sono la fine del mondo. Grazie Alberto, sono squisite. Quando non sapete, sì, non lo hago perché sei italiano. Quando non sapete chi sia una persona raffigurata in una statua, andate sul sicuro, è Miguel de Cervantes, quello che ha fatto i Don Quixote della Mancia, Don Quixote si chiama lui. E che qualsiasi cosa in Spagna è dedicata al Don Quixote, dedicata a Cervantes. Es que sois pesados! Ti piace Valladolid? Mi piace molto. Ma tu parli italiano o no? Un po'. Me le becco tutte che non parlano italiano. Ma come devo fare? Sto
cercando di barattare la mia amica Raquel per questo maggiorone che è bellissimo, però sembra che nessuno dei due voglia. Andiamo a chiedere. Perdon? Ah, siamo sì. Attaccati, io ti do il mio ferito me la scorsa. Oh no, sicuro che vale mai. Poi non lo credo. Per favore. Sei innamorato. Niente, non vogliono. E scherocchiera, mi incanta, la verità. Momento a luci rosse, se avete un bambino per favore mandatelo a letto, mettete pausa. Ok, pronti? Riaccendete. Volete capire perché le donne riescono a fare selfie migliori degli uomini? Se è normale, ditemelo voi. Tanta roba, ragazzi. Sebbene in Spagna la bandiera venga usata molto di più rispetto a quella italiana, non lasciatevi ingannare da queste immagini perché non è sempre così, non ce ne sono sempre così tante. Semplicemente siamo alla vigilia del referendum catalano sulla loro indipendenza e moltissima gente della Spagna non è favorevole a questo referendum, non è assolutamente favorevole all'indipendentizzazione della Catalogna e quindi lo dimostra esponendo queste bandiere dai balconi, che comunque è uno spettacolo bellissimo. Rosso? Come va? Poverini, qui non stiamo nell'Usalentu dove c'è un mare bellissimo, non stiamo neanche a Malaga, non stiamo neanche alla Corugna, stiamo a Valladolid e per loro questa è la playa. C'hanno un fiume, che peraltro non è neanche male, e però per loro questa è la spiaggia. E... poverini, io proporrei una colletta per ogni valladolidiano per venire nell'Usalentu per fargli vedere che cos'è la verdadera playa. Mentre montavo il video mi sono chiesto più volte che cosa avessi imparato da questa esperienza a Valladolid. Sono stati due giorni intensi, con bella compagnia, belle conoscenze, in una bella città, con una bella auto e con un'auto. Vivo in una nazione che non è la mia, non ho la mia famiglia che mi coccola, né parenti su cui contare, né gli amici che mi conoscono da sempre. Ho imparato ad avere amicizie leggere, passeggere, ho imparato a dire addio alle persone con cui legavo e sapere che c'ero io e solo io nei momenti di difficoltà. Ci sono delle volte però in cui succedono delle eccezioni, in cui leggo con qualcuno che mi fa ricordare cosa sia l'amicizia, quella vera, che ci troviamo nella stessa città, oppure a 200 km di distanza, non importa. In quel momento mi trasformo in un uomo veramente felice. Ecco, ho imparato questo da Valladolid, il senso di solitudine e il dazio da pagare alla vita da nomade. Nonostante ciò, viaggiare è la mia vita.